Multiplo è un processo multistep che parte dalla gammopatia monoclonale di incerto significato di origine incerta, LEMGAS, come molti la conoscono, Monoclonal Gammopathy Unknown Significance, in cui c'è un clone di plasmacellule anomale che inizia a produrre degli anticorpi anomali che non hanno un bersaglio, che si sviluppano all'interno di pazienti totalmente asintomatici. Per definizione manca dei criteri CRAB, che sono i criteri di evoluzione verso il mieloma, dove CRAB è un acronimo, il granchetto in inglese, C sta per calcio, R sta per rene, A è l'anemia e B è bone, è il danno d'osso. Il mieloma multiplo è il punto del non ritorno in cui la patologia è diventata fortemente sintomatica, i CRAB sono presenti, insieme a questo ci sono altri mieloma defining events, come riconosciamo i problemi che derivano dall'evoluzione da gammopatia a mieloma. Tra questi due passaggi c'è un punto intermedio che si chiama mieloma smoldering. Smoldering è un termine difficilmente traducibile dall'inglese, significa fumante, ossia tutto ciò che sta facendo fumo ma non sta bruciando, che non sta iniziando ancora a fare il danno, ma che sta portando il paziente a un punto del non ritorno in cui può essere necessario un intervento terapeutico precoce. È fondamentale differenziare la gammopatia dal mieloma smoldering e all'interno del mieloma smoldering andare a individuare quali sono i pazienti ad alto rischio, quindi andare a capire all'interno delle gammopatie quali sono quelli che necessitano di indagini più approfondite, di una semplice valutazione e monitoraggio con esami sierologici urinari. Chi sono i pazienti che necessitano di esami più avanzati che ne permettono l'individuazione di una situazione ad alto rischio dove quindi possiamo fare qualcosa in più. Per prima cosa dobbiamo andare a individuare i pazienti con la gammopatia monoclonale che necessitano di uno stretto follow-up. La gammopatia monoclonale non ha mai visto la formazione di registri, purtroppo, né nel nostro stato né in altri stati. Si dice che possa arrivare al 10% della popolazione. All'interno di queste, non volendo fare assolutamente inutili allarmismi, la gammopatia monoclonale standard, come ne affetto la maggior parte dei pazienti, è una condizione preneoplastica che non dà alcun tipo di sintomo, alcun tipo di problema, che ha dei tassi di evoluzione dell'1% per anno, che molto spesso addirittura viene monitorata dal medico curante, dal medico di medicina generale, non necessita neanche di uno stretto follow-up specialistico ematologico. All'interno di questi pazienti, naturalmente, dobbiamo andare a individuare non soltanto i vecchi criteri CRAB di cui vi parlavo prima, ma andare ad esplorare i criteri di nuova generazione, ossia, oltre al quadro proteico, l'immunofissazione sierica, andare a vedere la proteinuria delle 24 ore, le catene leggere libere sieriche che costituiscono dei veri e propri criteri di malattia. Nei pazienti che mostrano avere un segnale acceso di potenziale alto rischio, andare ad effettuare esami più invasivi, più approfonditi, che non sono assolutamente da fare nella gammopatia monoclonale. Questi sono l'esame del midollo osseo con la biopsia ossea e un imaging di nuova generazione, ossia una PET-TAC abbinata laddove possibile alla full body MRI, alla risonanza di nuova generazione, dove diciamo con questi esami, in particolare con la full body, a Meldola stiamo mettendo su un'esperienza assolutamente inclusiva sia nei pazienti appunto affetti da condizioni preneoplastiche che nel mieloma multiplo nei vari step di malattia, grazie ai colleghi della nostra diagnostica per immagini, la dottoressa Rossi e il dottor Prokoski, che ci stanno aiutando tanto in questa esperienza, stiamo vedendo che in tutti i setting di malattia aggiungere un imaging che vada a studiare oltre alle ossa anche i tessuti molli in modo molto approfondito possa essere anch'esso indicativo di un'eventuale ulteriore ultrastadiazione, a volte di una predizione di un qualcosa che sta nascendo oltre gli esami standard. Laddove ci troviamo di fronte a una condizione di mieloma smoldering ad alto rischio, che comunemente viene individuata da 20-20-20, dove 20% di plasmacellule midollari, 20 grammi di componente al quadro proteico, componente monoclonale, LEM protein, e 20 di rapporto tra le catene leggere libere sieriche, quindi tra la proteina coinvolta e la proteina non coinvolta.
All'interno di queste, naturalmente, lo smoldering ad alto rischio può essere individuato il paziente che necessita di uno screening per un eventuale trattamento precoce, specificando che purtroppo in Italia non esiste uno standard of care di trattamento nel meloma smoldering. Lo standard of care a livello mondiale è sicuramente la lenalidomide in combinazione col desametasone, come da dati del PETEMA, il gruppo spagnolo, e gli studi condotti dalla professoressa Marivi Mateos, sicuramente abbiamo dei tassi eccellenti a lungo termine, in termini sia di tollerabilità che di efficacia, quindi una terapia molto efficace in termini di aspettativa, ma anche in termini di un evento avverso praticamente molto raro. Quindi pazienti che riescono ad avere una terapia cronica, che tra l'altro è una terapia con compresse, quindi che non ha alcun tipo di impatto sulla qualità di vita del paziente né su una necessità di frequenti accessi in ospedale, ma a fronte di una aspettativa in termini di efficacia assolutamente incredibile. E a livello mondiale tutto ciò sta rincorrendo una terapia standard di nuova generazione per il mieloma smoldering, e oltre ai protocolli di combinazione con gli anticorpi monoclonali e immunomodulanti, quindi l'isatuximab che abbiamo a disposizione nel nostro istituto, ma anche il daratumab che è stato testato in più protocolli clinici in questo setting di pazienti. Abbiamo visto all'ASH un brillante studio di fase 2 in cui è stato combinato nel paziente smoldering ad alto rischio in prima linea di trattamento la terapia con daratumumab, carfilzomib, lenalidomide e desametasone, con dei dati assolutamente incredibili in termini di profondità di risposta. E quindi questo ci conferma quanto, soprattutto nel paziente giovane, in ottime condizioni, fit come amiamo definirlo, sia assolutamente importante unire le migliori armi terapeutiche disponibili al fine di ottenere una risposta profonda che possa eradicare il clone. Alla domanda da $1 milione che ci rivolgono i nostri pazienti, ma guarirò? In realtà noi sappiamo che la risposta più profonda correla con un mantenimento della stessa a lungo termine molto alto, e verosimilmente andare a eradicare un clone prima che lo stesso esploda in un'evoluzione mielomatosa potrebbe portare anche ad un'aspettativa di un non risveglio del clone stesso. Sicuramente occorrono dei protocolli in nuova generazione. In IRS stiamo portando avanti il protocollo Itaca, che combina l'anticorpo monoclonale isatuximab anti-CD38 all'enalidomide e desametasone contro un braccio di controllo, appunto con l'enalidomide e desametasone. Di fronte a un paziente che oggi si presenta con una condizione di smoldering ad alto rischio, che dobbiamo saper diagnosticare, saper porre in diagnosi differenziale con la gammopatia monoclonale, con il mieloma multiplo sintomatico, offrire l'opportunità di un protocollo di ricerca è sicuramente la scelta migliore, naturalmente, presentando al paziente le opportunità, ma soprattutto i tassi di progressione, senza voler creare allarmismo, ma sicuramente andando a far comprendere ai nostri pazienti perché gli stiamo proponendo di iniziare un trattamento in una situazione di asintomaticità e in una condizione in cui il proprio organismo è ancora nelle migliori condizioni, perché ci troviamo di fronte a un'opportunità di immunoterapia, quindi assolutamente non nociva, ma soprattutto ci troviamo di fronte a un obiettivo di eradicare il tutto prima che diventi mieloma. Credo che questo sia il primo progetto di prevenzione nel campo ematologico, oncoematologico, nel senso che in ematologia, nella gran parte delle nostre patologie, non abbiamo delle riconosciute preneoplasie. Se pensiamo al campo dei linfomi, non esistono le preneoplasie. Nel campo delle leucemie abbiamo la sindrome mielodisplastica, che è la preneoplasia della leucemia acuta mieloide, naturalmente con una differenza a seconda del sottotipo di mielodisplasia. Questo può essere il primo caso di una prevenzione reale, perché qui possiamo realmente cambiare la vita dei nostri pazienti a fronte del preservare una qualità di vita assolutamente adeguata.